io ho la fortuna di viaggiare molto in giro per il mondo e già 8 anni fa decisi di far diventare il nostro logo un teschio. E poco tempo fa ero a Tokyo, vidi questi teschi messicani in un negozio di cose rubate, da lì mi è nata l'idea e volevo far sì che questi teschi avessero della positività. È un rivedere qualcosa che magari può non sembrare positivo in maniera molto positiva. Abbiamo un rapporto privilegiato come giornale con gli artisti e riusciamo anche a metterli in contatto con la moda, che è un ambito verso il quale a volte hanno un po' di pregiudizi. Invece noi riusciamo a farlo in maniera molto naturale e questo aiuta a creare un dialogo tra questi due mondi. Ci sono 3 concetti chiave nella vita: love, money, fortune. La vita, l'amore, il denaro e la fortuna. Inutile dire che le combinazioni tra questi 3 elementi sono infinite, uno può averne 2 e non 3. E abbiamo chiesto insieme ad Hydrogen a 3 artisti di interpretare i temi, per cui abbiamo lì l'amore, qua dietro la fortuna e il concetto di denaro. L'amore è il primo valore della vita. La fortuna, diciamo, secondo me non esiste, però la fortuna è l'impegno, è l'intelligenza, è metterla in campo costantemente. Il denaro non è l'obiettivo, ma è molto importante, è uno strumento rilevante nella vita. Sono stato contattato per creare un corner Love, avendo io fatto diversi lavori con Neon che hanno a che fare con l'amore, ho aderito volentieri. L'amore inteso con un'altra persona è un percorso, appunto, dicevo, lungo, di conoscenza fra 2 persone e di scambio reciproco. È riuscire a trovare la persona giusta con cui esternare le proprie emozioni, tutte, quelle negative e quelle positive. Mi hanno chiamato e ho detto: dai, facciamo questa cosa assieme. Hai voglia di lavorare sulla fortuna e vabbè, è stato un colpo di fortuna alla fine. Questa qua è l'idea dell'equilibrio e del gioco dei pesi, quindi la fortuna non sai mai effettivamente dove cade e che cosa accadrà, quindi tentare di riuscire a metterli tutti sulla stessa linea è una cosa praticamente impossibile, quindi vediamo il pendolo dove va. Mi è stato affidato il tema Money e il tema Money l'ho interpretato come processo e non come risultato, per cui l'idea di riuscire a ricreare una sorta di Wunderkammer dove l'idea può diventare progetto, quindi l'idea di una stanza dell'infanzia dove tanti piccoli elementi, dai paesaggi, dalle tele, da piccoli sketch, riescano poi a servire allo spettatore per riuscire a ricreare un proprio processo, per arrivare poi a un'idea in un momento storico dove ci sono tantissime startup che nascono. E quindi Money, l'idea appunto dell'oro, infatti il progetto si intitola proprio Sogni d'oro. Diciamo che all'Uomo Vogue privilegiamo il talento, dunque puntiamo o su dei giovanissimi ancora sconosciuti oppure sulle grandi star, ma la cosa che li accomuna è sempre una visione molto particolare, unica e originale, che è quello che contraddistingue il giornale.